Trapani puzza di bruciato a bordo treno, odissea di oltre 2 ore per i viaggiatori. Palermo, lo statuto siciliano compie 72 anni, ecco il messaggio del presidente della regione. Castelvetrano, rete fognaria a Triscina, ha pubblicato il bando di gara da 18 milioni di euro. Mazara partita ieri la raccolta differenziata nella zona 1, poi toccherà alle zone 2 e 3. Trapani incrementate le prestazioni della PET all'ospedale Sant'Antonio Abate. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo che apriamo con la cronaca. Parliamo della disavventura capitata ieri ad alcuni pendolari della provincia di Trapani che si trovavano a bordo di un treno diretto a Trapani. Per loro c'è stata un'odissea di praticamente 2 ore dopo che il mezzo è stato costretto a fermarsi per una densa puzza di bruciato che i viaggiatori hanno sentito a bordo, ma sentiamo assieme particolari nel servizio. Brutta disavventura ieri sera per i viaggiatori del treno 26611 partito da Piraineto alle 17.15 con destinazione Trapani. Il convoglio di Trenitalia è arrivato a destinazione alle 22.36 con oltre 2 ore e mezzo di ritardo a causa di un problema al motore. L'intoppo si è verificato tra le stazioni di Marsale e Mozia Birgi all'altezza della stazione di Spagnola. Durante il tragitto infatti i viaggiatori hanno iniziato a sentire una forte puzza di bruciato a bordo treno. Immediatamente gli stessi viaggiatori hanno allertato il capotreno e il macchinista che hanno deciso di arrestare la corsa del mezzo per verificare da dove provenisse la puzza di bruciato. Probabilmente il problema si è verificato all'interno del motore, un guasto che ha costretto il personale di Trenitalia a fermare la corsa e a chiedere soccorso. Sul posto è arrivato da Trapani un altro treno che ha proceduto a rimorchiare il mezzo fermo fino a destinazione. Un'odissea per i viaggiatori, per lo più pendolari, costretti a un viaggio interminabile. Ovviamente i disagi si sono verificati per la circolazione dei treni in provincia di Trapani. Il treno 26650 51 è arrivato a destinazione alla stazione del capoluogo con 28 minuti di ritardo, mentre i 2 treni in partenza da Trapani verso Castelvetrano delle 19.52 e delle 20.40 sono stati cancellati. Parliamo adesso di un'applicazione che si chiama UPOL, attivata a Trapani dalla polizia. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Da oggi sarà attiva anche a Trapani UPOL, la nuova applicazione della Polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuta a conoscenza di episodi di bullismo, traffico di stupefacenti. UPOL, si legge in una nota, nasce per consentire ad ogni cittadino di concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita. La Polizia è da sempre impegnata nella formazione civica dei ragazzi. Con UPOL desidera coinvolgere gli adolescenti e responsabilizzarli sul rifiuto del consumo della droga e di ogni forma di violenza, realtà che troppo spesso restano sommerse e che sono fonte di emarginazione e grande sofferenza. L'utente avrà anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso alla sala operativa della provincia nella quale si trova. Dati alla mano dall'avvio del progetto ad oggi, i download effettuati sono stati più di 118.000, le segnalazioni per casi di bullismo 1.152, quelle per uso di sostanze stupefacenti 2.132, per un totale di circa 3.283 segnalazioni giunte alle questure solo attraverso l'uso di UPOL. Si celebra oggi il 72° anniversario dell'autonomia siciliana. Per l'occasione il presidente della regione Nello Musumeci ha pubblicato sul sito internet di Palazzo d'Orléans un messaggio rivolto a tutti i siciliani. Sentiamo. Ricorre oggi il 72° anniversario dell'autonomia siciliana, una ricorrenza che da qualche anno è diventata una vera e propria festa ufficiale nell'isola con tanto di scuole chiuse. Per l'occasione questa mattina il presidente della regione Nello Musumeci ha voluto diffondere un messaggio rivolto a tutti i siciliani che si trova pubblicato sul sito istituzionale di Palazzo d'Orléans.
Lo statuto siciliano, ricorda il governatore, venne emanato dal re Umberto II il 15 maggio del 1946, dopo anni di lotte e di sangue, coronando aspirazioni antiche e mai sopite. Quell'evento rivoluzionario, evidenzia Musumeci, segnò anche l'avvio di una stagione densa di buoni propositi e di diffuse speranze per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia tra le terre italiane più povere in quel drammatico dopoguerra, mentre si riorganizzavano da un lato la mafia e il banditismo, dall'altro i partiti e i movimenti politici nel ritorno alla democrazia. A distanza di oltre 70 anni però, lo stesso Musumeci osserva come la Sicilia rimanga ancora tra le terre italiane più povere, non certo per colpa dell'autonomia, ma di quanti ne hanno fatto un uso distorto e spregiudicato. Ecco perché il Presidente della Regione eletto lo scorso novembre ritiene che adesso vada riaperto un serrato e vigile confronto con il nuovo governo nazionale, al quale vogliamo presentarci a testa alta, senza sciocchi rivendicazionismi e senza complessi di colpa, forti anche di un mandato del Parlamento regionale che, sono certo, non avrà motivo di dividersi sugli interessi legittimi dell'isola, prosegue il governatore. Solo così potremo onorare l'impegno dei nostri padri fondatori ed essere almeno certi che questi 72 anni, fra poche luci e molte ombre, non siano trascorsi invano. Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha firmato l'ordinanza di prevenzione degli incendi e di pulitura dei terreni, fatto obbligo ai proprietari di terreni ricadenti all'interno delle zone ad alto rischio di provvedere entro il 14 giugno alla pulizia. La non ottemperanza agli obblighi e divieti previsti dall'ordinanza sindacale determinerà ovviamente a carico dei trasgressori l'adozione delle sanzioni. Parliamo adesso della raccolta differenziata dei rifiuti a Mazara del Vallo, che ieri ha ufficialmente mosso i primi passi. Sentiamo. Ed ora a Mazara del Vallo tutte le speranze in tema di rifiuti poggiano sulla raccolta differenziata che da alcune ore ha preso il via in alcune zone della città ed in particolare nel cosiddetto perimetro 1 per allargarsi quanto prima all'intero territorio urbano. Una rivoluzione vera e propria rispetto ad un lontano e recente passato caratterizzato solamente da sporadici tentativi rimasti quasi del tutto inconcludenti e che soltanto di pochissimo avevano fatto lievitare quella percentuale di differenziata tanto agognata ma rimasta, ahimè, a livelli davvero irrisori. Sono trascorsi anni ed anni senza che si avviasse con determinazione quel procedimento che invece in altri comuni vicini avevano già fatto registrare dei notevoli passi in avanti e con percentuali di raccolta differenziata alquanto soddisfacenti e sempre più promettenti per il futuro, con la conseguenza ovvia che nella città di Mazara del Vallo, per cause diverse, il problema dei rifiuti è rimasto spesso aggrovigliato su se stesso e senza la determinazione che sarebbe stata opportuna e soprattutto indispensabile. Meno male che non è mai troppo tardi e così anche nella città capitale del mondo si è capito che l'unica strada da percorrere era solamente quella della raccolta differenziata e ci si è quindi sbracciati nel modo dovuto per mettere finalmente mano alla questione ed avviare quel processo che da ieri ha preso il via e che andrà completato nei prossimi giorni con l'estensione del servizio all'intera città. E c'è da dire che i cittadini mazzaresi stanno davvero rispondendo concretamente alle indicazioni ed informazioni diramate dal Comune con il ritiro dei cestelli nei vari gazebo, cestelli da oggi in distribuzione solamente presso il centro comunale di raccolta di via Marsala e sempre, per ora, per quanto riguarda i residenti nel cosiddetto perimetro 1, segno che i cittadini mazzaresi, obbligo di legge a parte, si stanno mostrando alquanto sensibili al tema dei rifiuti, tant'è che in molti lamentano il fatto che forse ci si è arrivati con notevoli ritardi. Insomma, dicono, ci si poteva pensare anche prima, e non hanno sicuramente torto, alla luce del fatto che in una capitale del mondo, com'è la città di Mazara del Vallo, certi ritardi della pubblica amministrazione non dovrebbero assolutamente esistere. Ci spostiamo adesso a Castelvetrano, dove è arrivata la notizia che è stata pubblicata, pubblicato il bando di gara per la realizzazione del sistema fognario a Triscina. Sentiamo.
Altro passo in avanti a Castelvetrano sul fronte della depurazione delle acque reflue e della realizzazione delle fognature. Il commissario straordinario unico per la depurazione, Enrico Rolle, ha infatti reso noto che è stato pubblicato il bando di gara multimilionario per l'affidamento dei lavori di realizzazione del sistema fognario per acque nere e servizio della frazione di Triscine e del relativo collegamento al depuratore comunale in via Errante Vecchia. Un appalto per un importo di oltre 18 milioni di euro, interamente finanziato dal CIPE, che prevede l'esecuzione dell'intervento in circa 2 anni. A pubblicare il bando è stata lo scorso 9 maggio Invitalia, società che svolge il ruolo di centrale di committenza per il commissario unico. Dunque, l'iter per dotare Triscina delle fognature fa un deciso passo in avanti, dopo che nel luglio 2017 la stessa procedura di gara aveva subito un brusco stop con la revoca in autotutela allora decisa dallo stesso commissario a seguito di alcune criticità del bando evidenziate dall'ANCE e Catania. Ebbene, a distanza di quasi un anno, tali criticità sembrerebbero essere state superate, quindi Invitalia ha potuto pubblicare il bando. Le offerte per l'appalto in questione dovranno essere presentate entro il 18 giugno. La pubblicazione della gara in questione segue di qualche mese un altro passo in avanti che ha riguardato Castelvetrano. Lo scorso gennaio, infatti, sempre il commissario Rolle aveva reso nota la notizia della consegna dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di via Errante Vecchia. Anche in questo caso i lavori dureranno circa 2 anni per un importo di oltre 14 milioni di euro. In totale dunque verranno impiegati oltre 30 milioni di euro sul territorio castelvetranese per superare le criticità sul fronte della depurazione delle acque reflue. Assistenza sanitaria nelle isole minori per la stagione estiva. Torna anche quest'anno il progetto denominato Trinacria. Sentiamo. Riparte anche per l'estate 2018 il progetto denominato Trinacria, attivato nel 2017 dalla Regione, finalizzato all'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole e in località con particolare difficoltà di accesso della Sicilia. Per quanto riguarda la provincia di Trapani, l'azienda sanitaria provinciale ha già provveduto a implementare il personale infermieristico da destinare al punto di primo intervento dell'arcipelago delle Egadi per l'imminente stagione estiva. Il commissario dell'ASP Giovanni Bavetta ha infatti firmato i contratti stipulati con 6 infermieri professionisti che presteranno servizio nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo a partire da oggi fino al 15 ottobre. Potenziamo così sia l'assistenza sanitaria che quella infermieristica, ha dichiarato Bavetta di concerto con il direttore del distretto sanitario di Trapani, Osvaldo Hernandez, competente per le isole Egadi, e la responsabile del servizio infermieristico aziendale Anna Nuccio. Con questo nuovo modello organizzativo funzionale, oltre che alle esigenze della popolazione del comune di Favignana, anche a quelle di tutti i turisti che frequenteranno le nostre isole, ha concluso Bavetta. E continuiamo a parlare di sanità, perché all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani sono state incrementate le prestazioni della PET. Sentiamo. Dalla prossima settimana sarà raddoppiato il numero di pazienti trattati con la PET all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Le prestazioni saranno effettuate infatti per 2 giorni la settimana e passeranno da 6 a 12. La decisione del commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, di concerto con il primario di medicina nucleare dell'azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo, Antonino Moreci, che cura il servizio in convenzione con l'ASP. La PET, ricordano dall'ASP, è stata inaugurata a Trapani nel settembre 2016. È un'apparecchiatura di alta tecnologia diagnostica di medicina nucleare per la diagnosi precoce dei tumori, nella valutazione della loro diffusione, nel documentare l'efficacia di una terapia oncologica, chirurgica o radiante e nella diagnosi precoce delle recidive, effettuato tramite un'unica macchina che utilizza 2 tecnologie. Integrandosi perfettamente con i sistemi di radioterapia oncologica, consente di predisporre tempestivamente piani di trattamento ottimizzati per irradiare selettivamente i tessuti tumorali metabolicamente attivi, risparmiando al massimo i tessuti sani. I locali del servizio di medicina nucleare sono annessi all'unità operativa di radiologia medica del Sant'Antonio Abate. Vista la crescita delle prenotazioni, spiega Moreci, abbiamo deciso di incrementare il servizio. Inoltre, insieme alla
l'ASP, abbiamo messo a punto l'invio tramite telemedicina delle immagini diagnostiche direttamente a Villa Sofia, velocizzando così i referti che potranno essere consegnati ai pazienti entro 48 ore invece che una settimana. Cambiamo argomento, parliamo di turismo. A Mazara è stata costituita un'associazione che riunisce alcuni operatori del settore locale. Sentiamo. Si è costituita l'associazione operatori turistici Mazara, lo ha reso noto il presidente Mirko Ingrand. L'associazione, si legge in una nota, si propone lo scopo di promuovere il turismo spronando le varie amministrazioni regionali, provinciali e comunali ad agevolare percorsi disegnati attorno ad una specifica passione condivisa con il turista che diventa protagonista sul palcoscenico del nostro territorio. Il tutto, prosegue la nota, valorizzando per il tramite degli associati i sapori, i luoghi, l'arte, la cultura e l'artigianato del territorio. L'associazione è aperta a imprenditori, società, artigiani e cooperative, con l'impegno di promuoverne, rappresentarne e tutelarne le diverse attività, gli interessi economici degli associati. Tale attività di promozione mira allo scopo primario di trasformare il territorio in fulcro dell'interesse turistico per 9 mesi all'anno, spaziando su percorsi che non siano riconducibili solo ed esclusivamente alla stagione balneare. Sarà svelato domani il francobollo celebrativo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e stampato da Poste Italiane per commemorare il 50° anniversario del terremoto della Valle del Belice. A rivelare l'immagine scelta per lo speciale annullo filatelico nella cerimonia in programma alle 11 alle scuderie del Castello Grifo a Partanna sarà Fabio Gregori, il responsabile nazionale per la filatelia delle poste, con l'ausilio di un maxi schermo. La presentazione del francobollo verrà accompagnata da una scheda esplicativa redatta dallo storico dell'arte assessore bene culturale di Gibellina Tanino Bonifacio, che ha curato per Poste Italiane il testo descrittivo dell'iconografia. In chiusura una nota che riguarda i 2 nuovi campi da tennis, il campo di calcio a 5 che l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo ha realizzato in contrada affacciata al Palazzetto dello Sport. Ebbene, i nuovi impianti verranno inaugurati domani pomeriggio alle 16 alla presenza dell'assessore allo sport Vito Billardello e dello stesso sindaco Nicola Cristaldi. È tutto per oggi, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.